Torniamo ad occuparci della nostra rubrica Il pensiero del barone Colucci. No, è una pagina un po' triste della mia vita che però risfoglieremo prima o poi. No, perché il barone Colucci oggi parla di importanza dello sport, di messaggi di pace, e lo fa preparandosi a una maratona in alto mare, una delle tante sue performance importanti. Altro che io, lo so, e lo fa facendo aprire appositamente la sua palestra, la palestra in cui si allena a 84 anni quasi. Barone, è pronto per questa straordinaria impresa? Certamente è importante che io faccia la palestra, e già da un mese che sto preparandomi, mettendo in esercizio tutte le mie parti muscolari per poter conseguire un risultato soddisfacente. Saranno 4 chilometri fatti in poco tempo. Meno di un'ora? Penso di sì, poi speriamo che il mare sia calmo, ma comunque, tuttavia, quantunque fosse agitato, la maratona io la farò ugualmente. Nonostante tutto, nonostante le condizioni meteo marine, lei sarà in acqua? Sicuramente sì, e abbiamo tutto, anche la capitaneria di porto che ci assiste. Sarà quel tratto di mare interdetto ai natanti per quel giorno, quindi è tutta una cosa regolarmente ufficiale, perché sicuramente vogliamo dimostrare sia per quello che riguarda lo sport, e sia per quello che riguarda anche la dedica alla pace nel mondo, specialmente in modo particolare anche tra Russia e Ucraina. Barone, io non sono capace di saltare la corda. 84 anni, siamo sicuri? Vuoi far vedere la carta d'identità? 84 anni. 84 anni? Io arrivo interdetto a questo appuntamento. E io sono nato nel 1938. Ne ha fatti più di 10. Anche io ne faccio anche 100. Però piano piano. Il rilancio è sempre. No, ma prima facevo 200. Adesso siamo arrivati pure a 84 anni, non è che si può pretendere. Ma bisogna anche una questione di allenamento. Certamente bisogna conseguire i risultati più soddisfacenti facendo anche un allenamento continuo, costante. Quindi io non è che posso sempre stare in palestra. Faccio pure l'imprenditore. È anche un capitano d'impresa. E che impresa, la Plastic Puglia. Tino, non ha neanche tanto fiatone, Tino. No. Hai fatto le scale, stavi svenendo prima, ti stavi svenendo. Ok, dentro l'aria, perfetto. Dai di nuovo, dai, ce l'abbiamo. Fanno le altre 3, 2, fammi l'ultimo. Ok, recupero. Ecco. Recuperi, come dire. Barò, lei non recupera mai, perché se non è in azienda è in palestra, se non è in palestra è a nuotare, se non è a nuotare con l'associazione Lili Colucci, se non è con l'associazione... Ma come si rilassa lei nella vita? Cioè, c'è un momento della sua vita in cui non fa niente? Accende quello che fa. Come si rilassa il barone Colucci? Esiste un momento no, in cui io si... il mio quando dorme lo faccio attraverso le attività. Lista io mi rilasso facendo l'attività, e l'attività è proprio un rilassamento. Quindi questo è il segreto della longevità. Certo, rilassarsi l'attività. Attraverso le attività, non stare mai fermi. Anche se vogliamo psicologiche. Pure così. Certo, le attività del cervello servono proprio a far ringiovanire le persone. E quindi a voi che state postando in questi giorni i vostri selfie sulla spiaggia con i piedi, con le gambe, a voi che state oziando in questo momento, questo è l'esempio della vita vera, della vita sana, della vita sempre esatto. Alla grande. L'esempio deve alzarsi, Barone, mica anche perché le ginocchia. Neanche ha avuto problemi ad alzarsi, 84 anni. E che cos'ha? Il titanio alle ginocchia, il barone, il titanio alle ginocchia.
appuntamento il 30 agosto alle 9, Lido Ignazzi, andate e ritorno per 4 km in alto mare. Certamente è già stato tutto predisposto, ho già fatto altri anni questa maratona, quindi anche quest'anno la farò ugualmente. Grazie allo sport non ho avuto malattie nella mia vita, non ho mai avuto problemi di salute e io credo che questo è importante, lo devo dire, anche grazie allo sport che io ho fatto, diciamo, frequentemente, senza stressare ovviamente. 84 anni, un'impresa epica. Sì, difatti io compirò a dicembre 84 anni. Tentava di togliere qualcosa, ma purtroppo quelli sono. Che atleta è il barone Colucci? Molto forte. Molto forte. Non lo dico per dire, però 84 anni non è facile, è una bella perla. Diciamo. Tino 84 anni. E io ti 84 anni, ti rendi conto 84 anni?